C'è ancora più delusione e amarezza ora tra i lavoratori di Vinyls dopo 5 anni di proteste e battaglie. Sono arrivate le lettere di licenziamento. La denuncia del Comitato Cittadini Villaggio San Marco: sono spariti i soldi per le bonifiche delle aree tossiche in una zona residenziale di Mestre. Magari in aula durante l'informativa del ministro Alfano sui clandestini. L'onorevole veneziano Emanuele Prataviera viene espulso, la seduta annullata. Ultimamente trovare dei francobolli sembra diventata un'impresa. Viaggio nelle tabaccherie di Mestre e Marghera per scoprire il motivo. Commercianti e residenti più guerriglieri che mai chiedono a gran voce che la fontana di Piazzale Giovannacci torni a funzionare e colorare la città. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito anche dai nostri titoli: dopo anni di battaglia e proteste e anche di speranze, sono arrivate le lettere di licenziamento per i lavoratori di Vinyls. In mano una lettera di licenziamento collettivo, ed è il risultato di 5 anni di lotta, però io devo dire che mi sento bene. E qualche altro che dovrebbe essere imbarazzato, pieno di vergogna e di pudore, invece non c'è niente. Mi sento male per loro, perché quando vedo le istituzioni che festeggiano, che si esaltano per dei progetti che non si sono mai realizzati, dalla Torre Pierre Gardin, da dei progetti della Vinyls, dove i nostri governatori, il nostro sindaco è venuto assieme al ministro nella nostra fabbrica e poi tutto si è dissolto. 5 anni, 3 governi, 2 governatori, 2 sindaci e 5 diversi ministri dello sviluppo economico. Da tutti sempre lo stesso ritornello: salveremo i vostri posti di lavoro. Ora gli operai di Vinyls sono arrivate le lettere di licenziamento. A Marghera è venuto Romani, abbiamo incontrato Zanonato, cioè tutti quanti sulla Vinyls hanno speso parole, hanno di fatto ci hanno preso in giro. Sono 5 anni che ci stanno prendendo in giro e questi sono i risultati: siamo licenziati senza giusta causa. L'altro ieri li ho visti assieme agli esecutori della chiusura della chimica in Italia, assieme a Leni, che quello che hanno concluso di concreto sono stati solo le chiusure. Adesso stanno vendendo solo che fumo. O c'è incapacità o c'è malafede. In entrambi i casi, però, vuol dire che ci sono persone che sono sedute dove non dovrebbero essere. Durissime le parole degli operai, non solo verso la politica, ma anche verso le organizzazioni sindacali. Io parlo per la CGIL, che è la mia, puntualizza Alessandro Gabanotto, ma per gli altri non è molto diverso. Abbiamo incontrato la Camusso, Scudiere, che all'epoca era responsabile dell'area industriale del lavoro. Tutti quanti ci avevano assicurato che se le acquisizioni fossero fallite ci sarebbe stato un accordo con Ennis India per le maestranze. Tutto questo non è mai avvenuto, scuotono la testa gli operai e ora, dopo un lustro di prese in giro, sappiamo chi ringraziare. Ma quello che mi fa più male è aver creduto che con la lotta e la rivendicazione si potesse almeno arrivare ad un risultato di sistemare le maestranze. Invece niente. Niente. Lavoratori a casa dunque, in compenso lo svuotamento e la messa in sicurezza degli impianti di Vinyls saranno finanziati dalla regione, coi soldi sottratti alle bonifiche delle aree tossiche di una zona residenziale di Mestre. Sentiamo la denuncia dei cittadini. 3 milioni e mezzo di euro già stanziati dalla Regione Veneto per le bonifiche delle aree verdi di Viale San Marco, da mesi recintate perché colme di rifiuti tossici, ma il finanziamento è stato cancellato. I soldi sono stati dirottati per la messa in sicurezza degli impianti di Vinyls, abbandonati dopo il fallimento della ditta e il licenziamento dei lavoratori. Per una decina d'anni, forse 15 addirittura, ci hanno preso in giro perché ci hanno detto che gli interventi di manutenzione del territorio, e quindi le fognature e quant'altro, erano impediti e rallentati per effetto di questa questione dei rifiuti tossici che sono nel terreno. Ora, se adesso ci dicono che non partono le bonifiche, noi siamo convinti che rimarremo anche con le fognature scassate come sono per ancora qualche decina d'anni. La cosa è inaccettabile. La motivazione del cambio di rotta della regione, informa Piero Francescon del Comitato dei Residenti, è nel mancato accordo con il Comune di Venezia sull'utilizzo delle risorse per le bonifiche messe a disposizione dal Ministero. Siamo amareggiati perché lo scorso gennaio, prima che i fondi fossero distratti, avevamo scritto al sindaco per rendergli noto il problema, senza ricevere alcuna risposta. Avevamo detto al sindaco: attivati, mettiti in contatto anche con Roma, perché non vorremmo che i fondi fossero distratti. Non c'era bisogno di andare a Roma, bastava andare in regione e dire alla regione: guarda, che devi mantenere quei finanziamenti per il villaggio San Marco. O non si è ricordato o non gli interessa, il sindaco non è intervenuto, insomma, e ha gestito tutto
la regione, a quanto si capisce, per, anche per una negligenza dell'amministrazione. Da anni il nostro quartiere sembra dimenticato da chi governa la città, rincara la dose Alberto Alberti. Qualche assessore si è fatto vedere per discutere con noi, ma di concreto abbiamo sempre visto poco. Stiamo ancora attendendo i marciapiedi qui, che sono sempre scassati, l'illuminazione è quella che è, e stiamo aspettando dal nostro vice sindaco anche le cose fattive. Bagarre in aula durante l'informativa di Alfano sui clandestini, è stato espulso Emanuele Prataviera. Onorevole Prataviera, esca dall'aula. Cartellino rosso per Emanuele Prataviera. Il deputato leghista è stato espulso dalla Camera durante l'informativa sull'immigrazione del ministro Angelino Alfano. La presidente Boldrini, proprio a causa delle intemperanze del giovane leghista, è stata costretta a sospendere la seduta. Durante l'informativa la Lega ha esposto cartelli con su scritto Alfano dimettiti e Alfano ministro dei clandestini. Il responsabile dell'interno, dal canto suo, ha deciso di replicare a muso duro. L'Italia, ha detto Alfano, è una grande democrazia che ha l'obbligo di garantire l'accoglienza. Noi non faremo morire le persone in mare per 500.000 voti in più della Lega. Il ministro Alfano ci ha dato degli assassini e io non ci sono stato assolutamente, soprattutto detto da lui che è stato al governo con noi e ha istituito l'istituto dell'immigrazione clandestina, e poi da bravo schiavetto e da Volta Gabbana e da Caregaro qual è andato dall'altra parte con Monti prima, Letta poi e Renzi adesso, quindi l'uomo dalle mille casacche, ha tolto il reato di immigrazione clandestina e ora ha detto che è colpa nostra se quelle persone sono morte. Il presidente del Veneto Luca Zaia torna a parlare del referendum per l'indipendenza del Veneto. Beh, questo è un parere autorevole del professor Antonini, è una persona autorevole, è un costituzionalista, e del resto non è la prima volta che dei costituzionalisti dicono questo. Io dico che il Consiglio regionale è sovrano, sarà il Consiglio poi a decidere, e ovviamente valutando tutte le opzioni. E se io avessi domani mattina da cittadino un referendum, voterei sì, l'ho sempre detto, questo è un mistero. Però prima di arrivare al referendum c'è un Consiglio che deve decidere alla maggioranza se approvare o meno questa legge. Beh, ovviamente nel momento in cui il Consiglio approva questa partita noi affronteremo giuridicamente tutto il discorso, il che non vuol dire che c'è la verità sta tutta da una parte o dall'altra. Attendiamo innanzitutto di vedere cosa accadrà. Ed ora cambiamo argomento. Dalla segnalazione di un telespettatore che ha fatto un'immensa fatica a trovare dei semplici francobolli, abbiamo deciso di fare un giro in alcune tabaccherie di Mestre Marghera. Questo è quello che abbiamo scoperto. Che fine hanno fatto i francobolli? Quel posto non ne hanno. Ma è un lungo periodo così, a volte arrivano e poi resti 2 o 3 mesi che non sono forniti le agenzie postali e noi siamo sempre in attesa. Dicono che nelle poste generali, la direzione di Mestre, anche questa qua di Marghera, non arrivano. Loro hanno fatto l'ordine ma non arrivano francobolli. Sì, che non abbiamo altre spiegazioni. Sarà colpa di internet, del fatto che si invia meno posta cartacea. Fatto sta che da circa 2 anni sembra sempre più difficile trovare dei francobolli. Trovarli una volta al mese con fatica, soltanto da 70, da 85, da 2 euro non ci sono. Ma questo è una roba normale, insomma. Perché dice che è normale? Perché già quasi 2 anni ormai, lo sapete? Le poste ne intendono a... Non si sa se dipende dalla sede centrale Roma o dalle filiali qua. Ma se da una parte ci sono testimonianze della difficoltà oggettiva di trovare i francobolli, dall'altra qualcun altro, forse ironicamente, dice di non avere alcun problema. Ci sono i francobolli? Ci sono i francobolli? Normalmente ci sono, con tutti i giorni. È stato un grosso periodo in cui le poste non avevano disponibilità ai francobolli, tutto qui. Adesso sembra che la cosa si sia normalizzata, sembra. Io vado in cerca e riesco in qualche modo a trovarli.
o a Mestre, o a Mira, o a Spinea, o in giro, perché mi interessa magari per i miei clienti, certi clienti, a dare questo servizio. Tutto qui? Chi li cerca un po' ovunque e chi si rassegna? Da dopo 2 anni, ormai dovrei essere già a posto, ma come tutte robe all'italiana, tempi lunghi e pazienza. E dalle Poste rispondono così. Non ci sono giunte segnalazioni da parte dei nostri uffici postali, in ogni caso verificheremo invitando eventualmente le strutture a dotarsi delle adeguate forniture. Diciamo che sono cambiate anche un po' le modalità di fornitura dei francobolli ed anzi è stata siglata un'apposita convenzione con Poste Italiane e la Federazione dei Tabaccai per dare la possibilità anche di richiedere i francobolli via web, non soltanto tramite il canale degli uffici postali. Infatti è possibile per i tabaccai collegarsi al nostro sito www.poste.it, registrarsi e inviare le richieste. Gli avevano revocato la patente in virtù dei propri precedenti penali, inoltre era un sorvegliato speciale del Tribunale di Padova. Per questo motivo, nel momento in cui ha visto avvicinarsi una volante del commissariato di Marghera, un 32enne insieme allo zio erano in auto, ha deciso di scappare a tutta velocità, naturalmente attirando l'attenzione degli agenti perché si è anche nascosto il volto con la mano e dunque facendo scattare un inseguimento che poi si è fermato nella zona di Mira, nel territorio di Mira, perché i due non avevano fatto i conti con la viabilità mestrina. Lo zio è stato allontanato dal comune di Venezia con un foglio di via obbligatorio, mentre il nipote 32enne arrestato per resistenza pubblico ufficiale aggravata, a cui si devono aggiungere le denunce per guida senza patente e il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. Ed ora nel prossimo servizio altre brevi notizie dal comune del Veneziano. Chioggia. Nonostante i precedenti, non ha mai lasciato in pace l'ex fidanzata e quando l'ha incontrata a bordo della propria auto non ha esitato a ricorrere alla violenza per cercare di farla uscire dalla vettura. I carabinieri hanno arrestato un 53enne per stalking, nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Quando l'ha vista, infatti, ha iniziato ad accanirsi contro di lei, che nel frattempo si era appunto barricata in auto. A quel punto l'uomo ha tentato di forzare la maniglia, sferrando calci e pugni al finestrino e minacciando la ex, fino all'intervento dei carabinieri. Lido. Incendio doloso nell'area dell'ex ospedale al mare. Se non fosse stato per il collettivo di artisti del Teatro Marinoni che hanno chiamato immediatamente i vigili del fuoco, ora si parlerebbe di vera e propria distruzione. 4 piccoli roghi. Sul primo sono intervenuti i residenti, poi il secondo a ridosso del padiglione Marzotto. A un certo punto è partito un terzo incendio al lato delle ex farmacie e un quarto poco distante. Il termine dell'intervento alle 3 di notte. Venezia. Attimi di paura per 2 ragazze che sabato notte verso 1 si sono imbattute in un uomo che voleva aggredirle. Si sono rifugiate all'arsenale, zona presidiata dalle forze dell'ordine, e mentre i carabinieri le proteggevano è arrivato anche il molestatore, un 42enne statunitense, che ha ingaggiato con gli agenti una colluttazione pur di poter raggiungere le ragazze. Poi ha fatto dietro front, ma poco più in là è stato bloccato da alcuni passanti che lo stavano aspettando. Per lui sono state botte da orbi, perché le persone in cui si è imbattuto erano dei conoscenti, a loro dire, di altre 2 donne molestate poco prima. Risultato: il 42enne è finito al pronto soccorso con il setto nasale rotto e un trauma cranico. E a proposito di aggressioni, pestaggi e rapine, il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana. Secondo voi Venezia è una città violenta? Diteci che cosa ne pensate inviandoci un sms o se preferite un'email, un fax ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovraimpressione. I vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Andiamo ora a Marghera, dove commercianti e residenti sono sempre più agguerriti, rivogliono la loro fontana funzionante e bella come prima. Perché non viene aperta, non viene fatta funzionare? Cioè abbiamo patito 10 anni di lavori, 10 anni di problemi che ci ha creato di tutto e adesso siamo qua con una fontana che sembra un cimitero. È solo un posto per mercantilizzare la droga, perché alla sera sappiamo che funziona così, ma la fontana non funziona.
In effetti all'interno c'è di tutto, bottiglie, lattine, carte e il tipico odore di acqua stagnante. Inizialmente era stato spiegato ai cittadini che la fontana non veniva messa in funzione per le gelate invernali. Ora che però il pericolo è passato, il problema continua a sussistere. Nelle altre città le fontane funzionano se vengono fatte. E questa dovrebbe essere la porta di Venezia e vediamo come si presenta, in degrado completo. Si viene tagliata l'erba, viene per carità tutto. Ma allora era meglio fare un'aiuola fiorita piuttosto di quattro cemento, vedere tutto quel cemento grigio. È brutto, insomma, è brutta da vedere, è brutta da... E poi alla sera era un'attrazione con i colori, qualche volta veniva cambiata. Per questo i consiglieri comunali Turetta, Guzzo e Venturini hanno presentato un'interrogazione al sindaco Orsoni per sapere una volta per tutte quando e se il comune deciderà di ridare vita alla fontana. La gente viene anche per vederla, gli mandano anche quelli degli alberghi per vederla. Vedevamo le spose alla domenica che venivano a fotografarsi, era bello anche da vedere. Quando funziona è bella. È una buona presenza però anche per Marghera, per chi che entra, anche abbiamo vicino alla ferrovia, dunque può essere una cosa valida, insomma. C'è anche l'intenzione di fare una raccolta firme. Noi siamo anche d'accordo qua nel piazzale di raccogliere firme, perché non è possibile di tenere una fontana ferma così. Cioè non siamo proprio d'accordo. I coltelli che volano in Veneto in vista delle europee, il regalo della casta alla mafia, sono alcuni degli argomenti che verranno trattati questa sera durante il talk show di Rete Veneta Focus a partire dalle 21.05 con gli ospiti del direttore Luigi Baccialli. Ci saranno Giuseppe Pan, Stefano Grigoletto, Camilla Seibezzi, Valente Chieregato, Lorenzo Brugnera, Bruno Agostin Breda e Ivan Palasgo. Come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.